un giorno al catechismo, non di questa parrocchia, dei bambini mentre aspettavano la catechista che doveva arrivare, ho parlato a proposito dell'Immacolata, delle Madonne. Uno diceva: mia mamma è devota della Madonna di Pompei, la mia della Madonna di Lourdes. Io sono andata a Fatima, io preferisco la Madonna di Loreto. No, mia nonna va a Mediugorje. Mio zio è andato a Guadalupe e c'è una Madonna eccezionale. Arrivata la catechista, disse, cominciò a sentire un po', poi disse: ma un bambino chiede alla catechista: qual è la Madonna più importante? E la catechista rispose: Maria Vergine di Nazareth, l'Immacolata e l'Assunta in cielo. Questa è l'unica Madonna che ci sia. Ecco, riproponiamo alla luce della parola di Dio la figura di Maria Immacolata, Maria di Nazareth, una fisionomia che è molto popolare da una parte e anche non sempre molto capita nel momento, nelle cose essenziali. E la festa di oggi è una festa che ha avuto tutto un lungo cammino prima di arrivare alla definizione. E come tutte le feste è nata prima in Oriente, poi è passata anche in Occidente. E già nel Concilio di Basilea nel 439 era stato proclamato, ma non definito, quello che poi nel Pio IX nel 1854 ha proclamato come dogma, verità di fede. E 4 anni dopo a Lourdes, la Madonna apparendo una ragazzina, Bernadetta, che non ha ancora fatto la comunione, non era mai andata al catechismo, quindi non sapeva queste cose, il 25 marzo ha rivelato il suo nome dicendo: io sono l'Immacolata Concezione. E Bernadetta va di corsa, perché il parroco gli aveva detto: dimmi come si chiama questa signora, perché Bernadetta la chiamava la cosa, la Cherò. E Bernadette ha detto: io sono l'Immacolata Concezione. Il parroco ha indagato un po': ma chi ti ha detto questo, chi ti ha insegnato? Poi quando ha capito che era veramente qualcosa di serio, prima non dava molta importanza a quello che si diceva su Bernadette, dopo ha cominciato veramente a interrogarsi ed è passato come veramente un grande difensore di Bernadette. Ecco, venendo al titolo Immacolata Concezione, partiamo dal primo, da questo termine, che è un termine biblico che indica non solo il momento della concezione, la nascita, anche l'ora della nascita, ma tutta la vita. Geremia dice: io sono stato conosciuto da Dio prima di essere formato nel grembo materno. E questo lo ribadisce anche poi San Paolo nella lettera ai Galati, che Paolo non parla mai di Maria, lo dice una volta sola: Gesù Cristo nato da donna. E il termine donna ha un significato molto importante, viene usato da Gesù quando deve fare il primo miracolo rivolto a sua madre, donna, e poi quando sulla croce gli affida Giovanni: donna, ecco tuo figlio. E l'altro aspetto è quello che noi diciamo: Immacolata vuol dire, concezione vuol dire nata senza peccato originale, non vuol dire che lei ha generato Gesù Cristo, è lei che è nata senza peccato originale. E noi abbiamo ascoltato nella prima lettura il racconto che tutti noi magari abbiamo sentito, sembra una bella favoletta, la storia di Adamo ed Eva e della mela, che invece non si parla di nessuna mela, e potremmo dire che è una teologia narrativa, nel senso che popoli antichi, i popoli anche orientali, è un modo diverso di spiegare le cose. Noi avremmo fatto forse un grande spiegone, avremmo magari scritto un volume, e invece con un semplice racconto, ma molto importante, la parola di Dio ci mette davanti, come di fronte a una situazione che da prima Dio dice nella parola di Dio, e Dio vide che era cosa buona. Quando crea l'uomo, dice l'uomo e la donna, dice vide che era cosa molto buona. E allora perché c'è il male? Perché gli uomini fanno la guerra? Perché ci sono le malattie? Perché Caino ha ucciso Abele? Allora Dio non ha fatto bene le cose? E molte religioni del tempo, perché questo racconto è molto simile ad altri racconti del tempo, di quel tempo, la parola di Dio dice: non è colpa di Dio, è l'uomo che ha rifiutato il progetto di Dio e ha voluto un progetto alternativo.
e se tu usi qualcosa che non secondo le istruzioni lo fai funzionare diversamente, poi magari ti arrabbi perché non funziona. Potremmo dire che l'uomo ha perso con il peccato originale veramente il senso profondo dell'uomo e della donna, e ha voluto invece seguire un dio chiamato serpente che gli prometteva chissà che cosa, ma in realtà gli ha promesso solo quello che poi l'uomo e la donna hanno scoperto, quello di essere nudi, cioè di essere veramente vulnerabili, e quello di essere purtroppo sulla strada del peccato. C'è ancora un altro aspetto, è quello che dice San Paolo nella seconda lettura. Tutto questo, la nascita di Maria Immacolata Concezione senza peccato originale, la nascita di Gesù Cristo, la venuta del Figlio di Dio, era già stabilito con un disegno, un mistero lo chiama San Paolo, un disegno di salvezza e di amore, perché questo disegno è di Dio che non lascia l'uomo nonostante il peccato, ma gli dà una speranza, una via di uscita. E la via di uscita è verso la fine della prima lettura, che dice: porrò inimicizia tra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa rivolto al serpente e tu le insidierai il calcagno. E questo viene chiamato anche il proto-evangelo, cioè un vangelo di speranza, e quindi un'apertura. E Paolo dice: questo è il disegno nascosto nei secoli, perché gli uomini non sono riusciti a capirlo, ma Gesù Cristo è venuto a rivelarcelo e a rivelarci veramente, a darci le istruzioni di come funzioniamo, di come funziona l'uomo. E un altro aspetto è ancora la fine del Vangelo. Si dice Maria che è turbata. Maria è turbata non perché diventerà madre del Salvatore pur non conoscendo l'uomo, cioè non avendo veramente ancora rapporti con Giuseppe, ma è turbata perché l'angelo la chiama piena di grazia. Solo Dio è pieno di grazia, solo Lui che non ha peccati. Quindi Maria scopre probabilmente in quel momento di essere senza peccato originale, per questo resta turbata. E poi di fronte alla proposta dell'angelo, pur facendo una piccola obiezione, non si tira indietro, dice: ecco la serva del Signore. A volte si traduce anche schiava, sì, può anche andare bene, ma serva non è un termine dispregiativo, è un termine molto importante nella Bibbia. Il servo è stato Mosè, servo era Davide. Servo è colui che si mette a servizio di Dio. E questo, il Messia è il servo di Dio, quindi Maria diventa colei che è al servo di Dio. Ancora adesso nella cultura islamica il primogenito dei principi si chiamano servi, Abdullah, e Maria nella preghiera del Magnificat dice proprio tutto questo, dice che lei sarà colei che farà, cambierà le cose, lei sarà il segno di questo grande cambiamento che cambia tutto quello che è stato il percorso della storia. Ed è un canto, potremmo dire, non tanto di lode, ma quasi un canto di battaglia di una donna che diventa così madre di Gesù, madre del Salvatore, una donna che pur non avendo fatto nulla di eccezionale, di cose miracolose, altre cose che noi adesso attribuiamo sempre a Maria, è vissuta nella semplicità, nella povertà, nella vita quotidiana. Monsignor Tonino Bello la chiamava la donna del col grembiule. Ebbene, lei diventa così, quella che cambierà, attraverso di lei cambierà la storia. E allora vogliamo veramente guardare a Maria come un modello, un esempio da imitare, dove lei diventa colei che ci apre di nuovo la strada a quel paradiso terrestre, o paradiso del cielo, che vuol dire veramente la vera felicità. E visto che abbiamo anche degli sposi oggi, che sono sposi giovani, per i 5 anni, due coppie, e vorrei ricordare però non solo a loro ma a tutti anche Maria, che è stata madre e sposa, e ricordare quindi anche
il ruolo anche di Giuseppe, che è stato molto importante nella educazione, nella crescita di Gesù, ma soprattutto nel realizzare il piano di Dio. E Dio, attraverso ciascuno di noi, anche attraverso le coppie, anche attraverso le famiglie, ha dei progetti, ha un progetto che noi dobbiamo scoprire e realizzare.